E dal Vinitaly di Verona, il pretesto è il DAB, il tappo antisofisticazione di Bruno May, presente con grande efficacia e con grande ritorno di immagine e di sostanza al Vinitaly. La presenza eccellente al nostro fianco è quella del dottor Mario Ciaffi, e una presenza importante e soprattutto legata al tema della contraffazione, perché lui è un esperto soprattutto in ambiti legati al DNA. Ma cerchiamo di capirci qualcosa di più. Per fare un esempio vorrei riportarvi, descrivervi una metodologia definita DNA barcoding, cioè codice a barre genetico, dove naturalmente non c'è un vero e proprio codice a barre, ma questo codice è rappresentato dalla variazione che ha il DNA nei suoi costituenti fondamentali, cioè il nucleotide, che permette in maniera diciamo specifica e diciamo con una spesa non particolarmente esosa di poter determinare la specificità, cioè l'identità a livello specifico degli, diciamo, di ciò che è presente negli alimenti. Un esempio è quello relativo per esempio alla, diciamo, alla carne, soprattutto diciamo quando si parla di prodotti tipo hamburger o prodotti ancora più complessi, cioè tipo lasagne o agnolotti. Questa metodologia per esempio permette di distinguere se un hamburger è fatto semplicemente di carne bovina, come spesso è dichiarato, così come se in una lasagna o degli agnolotti è presente solo carne bovina. Generalmente invece si può riscontrare la presenza in questi tipi di alimenti di carne di minor pregio, tipo la carne equina o carne di pollo, e questo quindi rappresenta una frode economica da un certo punto di vista, perché c'è la sostituzione di un prodotto di elevata qualità con uno relativamente meno costoso, come appunto la sostituzione della carne bovina con la carne equina. Per quello che definiamo il gioco delle tre carni, cioè un gioco di prestigio molto in auge presso i produttori disonesti, perché poi ci sono quelli onesti che vanno giustamente e legittimamente premiati. Ma questi giochi di prestigio accadono anche con i pesci. Sì, nel settore ittico ad esempio, dove per esempio al posto del pesce spada, quando venduto in tranci o in preparazione diciamo per una facile cottura, si può ritrovare ad esempio del palombo, oppure del diciamo come è stato riscontrato per il baccalà, quindi in preparati diciamo per una rapida cottura, definiti appunto bocconcini di baccalà, è stata riscontrata la presenza, oltre che del vero e proprio baccalà, che è una specie diffusa nel nord Atlantico, anche del cosiddetto naselle argentino, che invece ha una provenienza completamente diversa, che diciamo in quanto si ritrova appunto lungo le coste del prevalentemente argentine e quindi nell'Atlantico meridionale. E per un dovuto brindisi finale nell'impero divino di Vinitaly non possiamo non parlare di adulterazione in ambito legato appunto a questa splendida bevanda, la bevanda di Dioniso. Allora, per quanto riguarda il vino è possibile a questo punto, però bisogna utilizzare un'altra metodologia, cosiddetti microsatelliti o SSR, che servono invece, sono molto efficaci per evidenziare delle differenze all'interno della specie, cioè tra le diverse varietà, nel caso specifico della vite, tra i diversi vitigni.
In realtà esistendo un enorme database di analisi con questi microsatelliti per quanto riguarda i diversi vitigni, noi abbiamo a disposizione notevole mole di informazione per determinare il cosiddetto profilo genetico di qualsiasi vitigno. Quindi queste metodologie sono ampiamente ormai utilizzate, ad esempio per la caratterizzazione o differenziazione varietale. Il problema nel trasferire questa metodologia a livello del prodotto, cioè del vino, sta nel fatto che, data la trasformazione che il prodotto subisce a partire dalla fermentazione, è risultato in alcuni casi difficile estrarre DNA in quantità e qualità sufficiente per essere amplificato. Ma qualche contraffazione nobile l'abbiamo ahimè scoperta in questo ultimo anno, insomma, situazioni davvero allucinanti. Per quanto riguarda il vino, sì, ma non solo in quest'ultimo anno, ma in passato, ad esempio, si è parlato in maniera particolare della cosiddetta Brunellopoli, cioè di una situazione in cui veniva contraffatto il Brunello di Montalcino, che nel suo disciplinare di produzione prevede l'utilizzo solamente del Sangiovese. Alcuni produttori, per poter soddisfare delle richieste di mercato di un prodotto più soft e di una colorazione meno intensa, aggiungevano ad esempio uve provenienti da altre varietà o vitigni come il Merlot o il Cabernet. E non ci siamo fatti mancare niente, anche vini in polvere. Anche questo, sì. D'accordo, sì, stiamo andando verso sempre queste, però queste il consumatore che capisce dei vini non cade in questi inganni, perché non acquisterà mai un prodotto in polvere per fare del vino. Ha detto bene prima, con indagini anche poco impegnative economicamente si può andare a vedere, per parlare in termini di poker, ma il soggetto del vedere chi può essere? Non il singolo consumatore, immagino. No. In alcuni casi, per alcune tipo di indagine, potrebbe essere anche il singolo consumatore, in quanto come la tecnica del DNA barcoding con al massimo un centinaio di euro potrebbe essere utile, ad esempio per verificare le contraffazioni sulle carni. Per altre situazioni invece molto più complesse, come di quelle di cui parlavamo precedentemente, per le adulterazioni nel vino o nell'olio ad esempio, in quel caso deve essere una associazione di produttori o dei consorzi che devono naturalmente finanziare questo tipo di ricerche, prima preliminare e poi applicative. E a questa utile e sostanziale intervista non possiamo non mettere la firma, anzi la griffa d'autore. Chi è Mario Ciaffi? Allora, io sono un professore associato, un docente di genetica agraria e forestale presso il DABAC dell'Università degli Studi della Tuscia.